Elena! Mi scusi, sono Basilio Corsi, un grande amico di Gianni. Ero curioso di conoscerla. Gianni mi parla sempre di lei. E ha ragione, sa. Le foto che mi ha mostrato non le rendono giustizia. Che è successo? Mi ha lasciato. Che piacere. Valeria Craveria al paradiso delle signore. Mi sei mancato, Vittorio. Sono qui per parlare di affari. Affari? Signorina Craveri, che piacere. Benvenuta al paradiso. Andiamo? Il giorno dell'inaugurazione presenteremo il nostro nuovo orsetto a lunga durata, che ha un prezzo un po' più elevato rispetto agli altri, ma è un prodotto di grande innovazione e ne vale la pena. Signori, sono sicuro del fatto che riuscirete a trovare l'idea giusta per valorizzarlo. La lascio in buone mani. Beh, vediamo di che siete capaci. Nulla che possa contare. Che rimango a fare? Solo tu sei l'aurora che annuncia. Non ho mai conosciuto una donna come te. Solo tu sei l'estate che brucia il mio cuore. Francesca Valtorta, grazie di essere qui in questa notte a Generazione Z. Allora, intanto, visto che anche tu ti sei commossa perché è la seconda volta che vediamo Lando Buzzanca, sì, grande protagonista del cinema italiano. L'abbiamo visto prima con Caterina Vertova. Ha lasciato da poco e ho visto che ti sei commossa. Quello sì. Era il restauratore, vero? Sì, esatto. E mi ha fatto impressione perché sono passati tantissimi anni e non lo so, vederci insieme era una serie che non guardavo e non rivedevo da tantissimo. Bellissimo. Quindi. Ma insomma, di fiction ce ne sono state tante, tanti lavori. Abbiamo visto Il Paradiso delle Signore, prima edizione, prima stagione. Versione serale, esatto. Sì. Con Giuseppe Zeno, abbiamo riconosciuto Giusy Buscemi, eccetera, un personaggio bellissimo, e poi veramente tanto, tanto altro. Cominciamo però dall'inizio, vediamo un po' la prima domanda che i ragazzi hanno preparato per te. Ha praticamente abbandonato la Generazione Z da qualche mese, dai, diciamo così, perché è veramente trentenne. Diciamo così. È trentenne, è vero, sei trentenne, però ancora eri sì. Un adolescente più lenta o più rock? Ma allora... Lento in che senso? Cioè... Lento nel senso, un'adolescente posata che magari tendeva molto a studiare, un po' secchiona, un po', diciamo, sì, nerd, sì, si direbbe, sì. No? No, allora, non ero nerd assolutamente, però sono sempre stata una persona, a differenza delle apparenze, lo sono in parte tuttora, molto timida. Per cui fondamentalmente mi facevo scudo, sempre, cioè mi sono sempre fatta scudo delle amicizie, che è uno dei valori secondo me più importanti. È vero. E quindi ho sempre fatto fatica, come dire, a mettermi in gioco in prima persona. Ed è una cosa che ho cercato di imparare a fare col tempo e sto lottando ancora. Ancora. E lotterò probabilmente tutta la vita per farlo, perché fondamentalmente sono molto timida, molto insicura e quindi insomma ho dovuto costruire. Allora, diciamo, questa forza. Questa testimonianza ve l'ho proposta proprio perché io la amo da sempre, professionalmente, ovviamente artisticamente, e la conosco. E sapevo di questa sua particolarità, di questo suo, come dire, considerarsi sempre in cammino, no? Mai arrivata. E ho voluto proporla a loro perché è importante. Allora, come fa un'attrice che ha raggiunto il successo come te, perché l'hai raggiunto, no? È diventata famosa, a dire ancora sono insicura? Che radice ha quell'insicurezza? Ma allora, forse un po' è genetica, non sì, lo so, in parte penso che sia genetica. Sì. Sicuramente però, a differenza di quello che tu dici, il mio lavoro non aiuta, nel senso che dall'esterno sembra che io sia arrivata. Tutti dicono, no, è terapeutico il lavoro, invece no. No, per niente. È una lotta continua. È un inferno. Perché? È un inferno perché è un lavoro dove tu in realtà non sei mai arrivata, tu devi sempre dimostrare di essere all'altezza. Secondo te perché te lo sei scelto? È
Infatti, allora, secondo me, me lo sono domandato a lungo, dico, ma come mai ho fatto questa scelta masochistica? Allora, credo che sia in realtà una cosa che accomuna molti attori, perché molti attori sono in realtà molto fragili e molto insicuri. Perché? Perché purtroppo la persona fragile va a cercare sicurezze invece che dentro se stessa all'esterno. E quindi quale lavoro di più rispetto ad altri ti dà questa, questo riscontro dall'esterno, il lavoro dell'attore? E quindi quando c'è, tu ti senti la persona più figa del mondo e tutte le insicurezze spariscono. Quando in realtà, ovviamente, il giudizio positivo dall'esterno non c'è più, crolli nel baratro. Quindi è un cane che si morde la coda, nel senso che quindi noi è un continuo inseguire. Ma tu lo sai che questo che stai dicendo è, però è appartiene all'adolescenza. Appartiene all'adolescenza. Poi ci sarà un momento, se lo dico io, perché ho avuto un'adolescenza lunghissima, ne sono uscita praticamente l'altro ieri, eppure sono del 64. Ci sarà un momento in cui tutto questo finirà e la lunga adolescenza, che è contraddistinta da questo tipo di atteggiamento, finirà. Però è un momento bellissimo, perché è un momento di ricerca, un momento in cui tu continui a... Non ti senti mai arrivato, esatto. E quindi effettivamente e quindi sei sempre in movimento. Avere una tensione, no, verso l'alto. È vero. Io penso che probabilmente mi annoierei mortalmente se dovessi fare un lavoro, come dire, dove a un certo punto mi sento arrivata e non ho più nulla a cui aspirare. Però a un certo punto un minimo di equilibrio, un minimo, ci vuole. L'hai raggiunto. Intanto devo dire che è stata madrina di un festival veramente fondamentale, Immaginaria, che si è concluso praticamente l'altro ieri, oggi è martedì, ed è diciamo un festival significativo, vero? E ci tengo moltissimo a parlarne soprattutto a loro. Allora ragazzi, dovete sapere che questo festival è uno dei primi festival, forse il più importante, a tematica lesbica e femminista. Ma diciamo sarebbe forse riduttivo parlare solamente di queste due tematiche, perché è un festival che celebra le donne, le donne, come le donne lesbiche in generale hanno dovuto lottare tutta la vita per vedere affermati i propri diritti e hanno lottato anche solamente per veder riconosciuta la propria esistenza, la propria sessualità, il proprio lavoro. Ecco, quindi in qualche modo le donne lesbiche rappresentano non solo tutte le donne e la lotta di tutte le donne in generale, ma anche la lotta di ognuno di noi. E l'allargamento, lo diciamo sempre, l'allargamento della platea dei diritti è una tensione, usiamo la parola tensione, continua, che dobbiamo continuare ad avere tutti, perché non si finisce mai. Esatto, quindi quello che noi con questo festival volevamo proprio portare era il fatto di non, ecco, come dire, ghettizzarlo, ma di espandere il messaggio veramente a tutti. Partiamo con le domande dei ragazzi, vai! Allora, so che sei un'attrice molto selettiva, quindi la mia domanda è più facile dire di sì o di no nel tuo mestiere? Bella domanda. Ragazzi, dire di no, cioè per me è difficilissimo. Nel senso che io adoro così tanto il mio lavoro e so che è così difficile e non lo do mai per scontato, perché ci sono stati momenti in cui ho lavorato con grande frequenza e momenti di vuoto. Per cui recentemente ho dovuto dire di no, ma non perché volessi dire di no, ma perché grazie a Dio avevo altri impegni. E per me è stata una sofferenza enorme, enorme, perché comunque qualsiasi lavoro per me è un'opportunità di crescita, è un'opportunità, è un regalo che mi viene fatto perché io posso fare il mio lavoro. E sinceramente penso che non ci siano lavori di serie A e di serie B, e anzi rifuggo qualsiasi tipo di snobismo che purtroppo impera proprio nel nostro lavoro, che se fai una cosa e non ne fai un'altra vieni giudicato. È una cosa che io detesto e spero che prima o poi venga scardinata questa idea. Bellissima, esattamente come la penso io. E Andrea Pala. Io ho una curiosità, ma ti senti di chiedere scusa a qualcuno e non l'hai fatto? Nella tua vita oppure anche nella tua carriera? Oddio, guarda, non lo so, non vorrei cadere nel melodrammatico. Non lo so, l'unica persona a cui sento di chiedere scusa è mia mamma, che è ancora ovviamente in vita, non vorrei che sembrasse il contrario, però è la persona su cui io spesso scarico tutte le mie frustrazioni. E invece è la persona che, come dire,
mi sorregge. Come si chiama mamma? Flavia. Flavia. E quindi io la capisco molto. Non lo so, quindi ogni tanto penso che la tratto questo. Male e quindi le vorrei chiedere perché. Scusa per tutte le volte che non sono affettuosa. Non ti preoccupare, perché noi mamme ci siamo abituate e vi vogliamo bene sempre e comunque, anche quando fate così, perché significa che vi appoggiate a noi. Bellissimo. Lo so, però guarda. Bello, tutte le emozioni così, è bellissimo, veramente bellissimo. Io tanto mando un bacio a mamma Flavia, assolutamente. Allora, Cecilia. Qual è il tuo rapporto con i social? Allora, io diciamo detesto i social, nel senso che secondo me sono la rovina dell'umanità. E ne parlo da persona che li usa, quindi non vorrei, come dire, sputare nel piatto dove mangio. Però due cose. Uno, conosco il mondo prima dei social e quindi, come dire, ho la fortuna forse di riuscire a mantenere un po' di distacco, e sento che a volte nei giovani che nascono con i social questo distacco non c'è e tutto un po' si basa un po' troppo sull'apparenza, nel senso che tirano fuori a volte il peggio di noi in qualche modo, e non tutti hanno le capacità di mantenere questo distacco, e che secondo me può essere molto pericoloso. E non lo so, secondo me è bello invece che soprattutto per le persone, tra virgolette, gli attori, le persone, non so, famose, si mantenga un po' anche di mistero, no? Questa idea della non conoscenza, del fatto che un personaggio possa rimanere un personaggio e non ci sia invece la contaminazione, cioè, con l'attore di cui ormai conosci. Il racconto di tutti i giorni, i piatti, quello che mangia, esatto, quello che fa, bellissimo. Esatto. Senti, hai detto una cosa importante, hai detto io conosco il mondo prima dei social. Sì. E io ti volevo fare io una domanda, poi chiudiamo alleggerendo con il sommelier, con la tua attività di sommelier, sul passato, perché proprio preparandoci per la tua intervista sono capitata in un video di un'intervista di Gianni Minà ad un personaggio che solo apparentemente era un personaggio, diciamo, leggero, noi siamo abituati anche qui a tenere insieme alto e basso, ed era il re del night, Bruno Martino, una canzone che sicuramente mamma Flavia, i tuoi nonni, eccetera, noi conosciamo. Adesso la mando in diffusione e poi ti chiedo che rapporto hai tu col passato. Questa estate senza te, ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Era una canzone che apparteneva al passato. Che rapporto hai con il passato? Guarda, io, come appunto un po' si poteva capire prima, sono molto affascinata dal passato. Se ti capita, vai a vedere, perché Gianni Minà, che, sì, che è un grande maestro di giornalismo scomparso da poco, introduceva Bruno Martino raccontando appunto questa filosofia, no? E anche la storia di questa canzone, che è una canzone molto celebre. Tu sei legata al passato perché rappresenta appunto la tua radice. Ma io, guarda, penso che, non lo so, questa protezione in qualche modo della propria privacy, e soprattutto forse, non sempre assolutamente, perché non voglio fare un elogio del passato in maniera indiscriminata, però c'era una maggiore tutela, secondo me, anche delle capacità e soprattutto in campo lavorativo, effettivamente si doveva dimostrare di saper fare quel lavoro. Adesso, appunto, ritornando al discorso dei social, se il social viene utilizzato per mandare dei messaggi positivi, se viene utilizzato come riconoscimento, sì, di una certa capacità, va benissimo. Il problema è che ha sdoganato una serie di... Non c'è più memoria, è vero. Non c'è memoria, non c'è riconoscimento di capacità, basta semplicemente mostrarsi, esserci lì sulla base di non si sa che cosa. E invece noi dobbiamo... Il passato, invece, esatto, secondo invece me bisogna ritornare ai valori antichi, secondo antichi me. Valori, ma soprattutto anche a conoscerlo, perché tante cose non si conoscono.
Sì. Sommelier, è un'attività così, un piacere, una passione, oppure invece un piano B? No, allora, è una passione assolutamente, io adoro il vino e ho detto ma come mai non lo conosco ancora in maniera approfondita. Quindi ho deciso, ho fatto un corso, sono diventata sommelier. No, non è mai stato il mio piano B, perché penso che nel mio lavoro se hai un piano B e poco poco molli le energie sul piano A, è finita. E quindi però è il tuo divertissement. È il mio, diciamo, esatto, sono contenta di aver, come dire, dato un po' di sostanza a quella che era una passione. Un po' così. Beh, e che invece ti posso dire che tu dai sostanza a tutto, perché la sostanza è dentro di te. È una splendida ragazza, è stato un incontro magnifico. Grazie di cuore, Francesca, Monica, di essere stata con noi, veramente grazie a voi.